Ciao ragazzi, a margine dell'agghiacciante conferenza di Electronic Arts di questa notte ci ritroviamo adesso a qualche ora di distanza a scoprire le prime novità su FIFA 21. Allora, è emersa intanto la data che ieri non c'era stata detta, ovvero il 9 ottobre. Il gioco uscirà il 9 ottobre su tutte le piattaforme. Ma la grande domanda è: quali saranno le novità? Oggi Electronic Arts ha aggiornato il sito del gioco e sono presenti poco sotto i primi dettagli. Io non ho ancora letto. Ho saputo che c'erano, ho preparato tutto e ho detto ce li leggiamo insieme. Quindi, ho pure un po'. Allora, prova il nuovo. Intanto, ieri, come avrete visto nel trailer, c'erano Madden e FIFA mischiati insieme. Una scelta comunicativa un po' così particolare che ancora si fatica a comprendere. Comunque, gioca su un nuovo livello. E fin qui, oh, senti il gioco. Controller aptico. Avverti l'impatto di tiri, passaggi, prese, calci, contrasti e colpi grazie a un controller aptico immersivo. Il nuovo controller DualSense su PlayStation 5 con feedback aptico pieno e reattivo rende più intensa l'esperienza di gioco, permettendo di sentire il ritmo della partita nelle tue mani. Bene, quindi avrà delle. E chi non gioca su PS5, tutta questa roba non la vive per ovvi motivi. Quindi va bene. Curiosa la scelta di partire con qualcosa che riguarda una certa utenza e basta, ma va bene. Poi scendi subito in campo. Tempi di caricamento velocissimi. I tempi di caricamento più rapidi ti consentono di entrare in partita più velocemente che mai. Non perdere mai la concentrazione con gli ambienti dello stadio che verranno caricati con una velocità senza precedenti, facendoti entrare in partita all'istante. Ma FIFA non è un gioco in cui sono previsti chissà quali caricamenti una volta partita la partita. Quindi l'impatto della next gen sul discorso caricamento penso riguardi più NFL, come peraltro tradisce l'immagine di fianco, che FIFA. Ma vabbè, continuo a non capire come mai vogliano mischiare i due prodotti in uno, ma va bene, uguale. Poi ho più dettagli e illuminazione di nuovo livello, ovunque. Illuminazione e rendering differiti, scusate. Nuovi ambienti autentici, resi possibili da un nuovo sistema di illuminazione differita, creano esperienze calcistiche ultra realistiche e giocatori resi fedelmente, migliorando il gioco in ogni parte dello stadio. Allora, che sia questo effettivamente il pubblico che dovevamo aspettarci? Allora, di primo impatto ieri avrei detto di no, però, onestamente, osservando i modelli del pubblico, allora, che sono in linea con quelli che già conosciamo, sembra che un pochino di post-produzione forse su questo particolare frangente ci sia, perché l'illuminazione e il tessuto delle sciarpe sembra un pochino troppo rispetto ai livelli di FIFA, però non è da escludere che effettivamente siano riusciti a far evolvere un pochino il pubblico rispetto a quello cartonato in stile finale di Coppa Italia che abbiamo sempre conosciuto. Sono ottimista, però anche qui sarebbe stato carino comprendere che tipo di differenza ci aspetta tra le versioni current gen e quelle next gen. Considerando il fatto che FIFA, uscendo il 9 ottobre, uscirà prima su Xbox One, PC e PS4 e poi in un secondo momento, dove peraltro, cosa importante, non c'è stato ancora parlato di smart delivery o simili per quanto riguarda PS5, perché non sappiamo se acquistandolo su console attuali ce lo ritroveremo su console di prossima generazione. Il mistero della fede. Poi andiamo avanti. Corpi giocatori reinventati. La tecnologia next gen crea una definizione più profonda dei fisici dei giocatori, mentre l'illuminazione dinamica accentua dettagli come facce, capelli e divise per portare gli atleti ad un nuovo livello di realismo. Vabbè, questa è una cosa abbastanza prevedibile, però resta la grande domanda: riguarderà solamente le versioni next gen? Non lo so. Audio ad un nuovo livello. Audio spazializzato. Che tu stia uscendo dal tunnel in Atlanta o saltando sugli spalti a Green Bay, senti il ruggito da brividi dello stadio grazie alla nuova tecnologia di audio spazializzato in Madden che ti avvolge per un'esperienza completamente coinvolgente. A noi di questo, visto che vogliamo parlare di FIFA, ci interessa onestamente poco. Nuovo livello di movimento. Oh, niente, pure qua mi sa. Il modello di gioco per le animazioni dei Madden. Ma no,
La tecnologia di animazione migliorata di FIFA, ecco, ti permette di provare un nuovo movimento dei giocatori ultra reattivo e realistico. Sì, realismo reimmaginato, che vuol dire tutto e niente. Vabbè, andiamo avanti. Umanizzazione dei movimenti senza palla. Dalla sistemazione dei parastinchi all'89esimo minuto alle grida per un passaggio nella end zone, l'umanizzazione dei giocatori sblocca i comportamenti più realistici mai visti in un videogioco sportivo, permettendoli di vedere i dettagli e di sentire tutta l'emozione dello sport ai massimi livelli. Sarebbe stato bello comprovare tutto questo con mezza immagine, ma al momento non ci è dato saperlo. Nuovo livello di atmosfera, che è quello che abbiamo visto prima. Bene. Allora, io direi... dettaglio meteo incredibile. Madre natura prende vita in Madden. Sì, ma noi siamo sul sito di FIFA. Siamo sul sito di FIFA. È la schermata di... Ho cliccato tutto FIFA. Perché continuare a parlarmi di Madden? Vivi la partita. Le nuove reazioni dei giocatori dalla panchina e dei tifosi ti trasmettono tutta la passione di una vittoria all'ultimo minuto o di un touchdown decisivo. I filmati prima della partita regalano un'esperienza audiovisiva coinvolgente senza precedenti che ti fanno vivere i suoni e le immagini della partita vera. Bene. Ma è Alex Hunter? Sembrerebbe di sì. Allora, io direi che vedi gli screenshot in 4K. Qui c'è Mbappé. Sempre Mbappé. Diciamo che giudicare sulla base, ecco, questo è bello, sperando che non sia la stessa scena ripetuta per 40.000 partite. È bello, obiettivamente, devo dire. Si respira un'atmosfera anche piuttosto credibile rispetto a quello che è il mondo dello stadio, ecco, diciamo così, per chiunque lo abbia vissuto. Ah, ecco, sono finiti. Allora, io direi che adesso ci potremmo spostare un attimino alle pitch notes, perché diamo un'occhiatina anche a quello che è stato annunciato prima dell'evento di ieri e che ci danno qualche dettaglio in più su quella che è l'esperienza che dobbiamo attenderci. Allora, datemi un secondo che le trovo. Notizie fresche, visto che siamo ancora in registrazione, approfitto. Sono arrivate conferme sul Dual Entitlement, ovvero sullo Smart Delivery, chiamiamolo così. In sostanza, se comprerete FIFA 21 su Xbox One o su PS4, lo potrete avere in versione aggiornata su PS5 o Xbox Series X al lancio di queste console. Quindi è una buona notizia, per fortuna. L'avevamo detto 2 secondi fa, è già arrivata la risposta. Quindi la cosa importante è capire se riguarda solamente il digitale o anche il pacchettizzato. Allora, la copia fisica di FIFA 21 su PlayStation 4 include anche la possibilità di scaricare e giocare il gioco su PlayStation 5 e lo stesso per Xbox One e Xbox Series X. Quindi sarà in grado di fare l'upgrade attraverso il Dual Entitlement anche comprando una console di nuova generazione con un lettore. Se intendi comprare una versione della prossima generazione senza lettore, dovrai comprare FIFA 21 digitalmente per sfruttare il Dual Entitlement. Ecco, questa è una cosa assolutamente importante da tenere in considerazione. Non si può beneficiare di questo servizio con la console priva di lettore. Questo lo dico chiaramente a tutti quelli che avessero intenzione di prendere una PS5 priva di lettore. Sappiate che in quel caso vi conviene acquistare FIFA 21 in digitale anche su PS4. Se no, niente Dual Entitlement. Spero di essere stato chiaro. Lo ripeto, se comprate la PS5 senza lettore e volete trasportarvi il FIFA 21 comprato su PS4, assicuratevi di comprarlo digitalmente, non il disco, se no ve lo date in faccia. I progressi verranno trasferiti, quindi quello va bene. E una volta che ho fatto l'upgrade posso tornare alla versione PS4 e Xbox One? Sì, quindi anche qui benissimo. E bene,
Quindi, allora io a questo punto passerei alle pitch notes di cui volevo parlare e poi andiamo in chiusura. Chiudiamo con due paroline sulle pitch notes, ovvero l'annuncio di come si svolgeranno gli approfondimenti durante l'estate relativi a FIFA 21, cioè con quale cadenza e con quale ordine ci sveleranno i dettagli sul nuovo prodotto. Allora, in sostanza, tutto si svolgerà nel mese di agosto, anche se le date sono soggette a cambiamenti, dicono. Allora, le pitch notes arriveranno in quest'ordine. Prima ci parleranno del gameplay, poi della modalità carriera, quindi subito. Poi ci parleranno di Volta, il che conferma la presenza di Volta anche in questa nuova versione di FIFA. Poi toccherà al Pro Club e in chiusura si parlerà di Ultimate Team. Penso che l'ordine sia dovuto ai problemi dei campionati che dovranno ripartire più tardi, il mercato partirà più tardi, insomma tutto quello che già sappiamo e di cui abbiamo parlato sulla casa dei falchi. Per cui insomma è buona cosa in teoria che abbiano scelto di parlare di carriera come secondo argomento durante l'estate. Ovviamente seguiremo da vicinissimo le novità e io vi farò sapere eventuali aggiornamenti, anche piccoli, nei prossimi giorni, qualora ce ne fossero. Direi che abbiamo coperto tutto quello che dovevamo coprire. Se avete domande, chiaramente resto a disposizione, tanto ne riparleremo sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Per cui ragazzi, io per adesso vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.